Tempo di dati e stime anche per IRAE. Ecodom, il consorzio italiano di recupero e riciclaggio degli elettrodomestici, ha presentato a Roma la prima ricerca sulle quantità di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche di carattere domestico. L'indagine, realizzata da United Nations University, il centro accademico di ricerca dell'ONU, in collaborazione con Ipsos ed il Politecnico di Milano, rivela il dato ufficiale, cioè quanti sono i RAE che ogni anno gli italiani producono, alla luce degli obiettivi di raccolta di questa tipologia di rifiuto stabiliti dall'Europa. Abbiamo raggiunto il target minimo fissato dall'Europa, che sono i 4 kg per abitante. Ci sono paesi particolarmente virtuosi dove già oggi si raccolgono oltre i 16 kg per abitante. L'Italia nel suo complesso sta facendo bene, non vediamo delle aree grigie, delle aree splendenti. In questo credo di dover congratulare con tutti gli operatori del settore perché stiamo veramente facendo un buon lavoro. Menzionato nel corso del convegno anche uno strumento utile ad incentivare il buon funzionamento di tutto il sistema, il decreto cosiddetto 1 contro 1, che obbliga i distributori, centri di assistenza ed installatori al ritiro gratuito di un'apparecchiatura elettrica a fine vita a fronte dell'acquisto da parte del consumatore di un prodotto nuovo di pari caratteristiche. Lo strumento dell'1 contro 1 è uno strumento fondamentale che ha sicuramente aumentato la raccolta, la consapevolezza dei cittadini che possono utilizzare questo strumento è in aumento. I distributori l'hanno presa un po' come una vessazione ed in effetti qualche costo in più ce l'hanno per questo obbligo. Forse potrebbe essere un domani ricompensabile con una tariffa prestabilita piuttosto che con una tariffa che poi loro di fatto hanno applicato sul ritiro dell'usato e che varia quindi anche che a discrezione del distributore. A questo punto potrebbe essere più utile inserire un cosiddetto contributo ambientale su questa vicenda, su questo obbligo del ritiro e quindi su questa possibilità del consumatore di consegnare l'usato, e quindi può darsi che su questa materia si potrebbe trovare una maggiore collaborazione del distributore.